Cari vichinghi, vichinghi miei adorati del mio cuore, quanto mi piacerebbe oggi fare un video divertente come vi ho abituato in questi anni, ma purtroppo oggi non sarà così. Ebbene sì, come ben sapete, vi racconto quasi tutte le cose belle che accadono in questa avventura meravigliosa chiamata vita, ma allo stesso tempo vi devo raccontare anche le cose brutte che succedono in questa avventura chiamata sempre vita. Una di queste cose brutte è qui, sulla mia pelle. Vi faccio già vedere di cosa si tratta, così andiamo subito al dunque. Eccola qui. Non so se riuscite a vedere bene. Qua c'è qualche altro graffio. Insomma, non sono messo benissimo, anche perché sono influenzato da un paio di giorni, cioè il naso chiuso. Infatti questo video avrà un tono strano, secondo me. Però cari vichinghi, che volete che sia? Non posso mica stare bene tutto l'anno. Capita di avere dei momenti in cui appunto si sta peggio. E questo è uno di quelli. Voi invece come state? Tutto bene? Spero di sì. Ovviamente ragazzi vi chiedo sempre il massimo supporto, soprattutto in questi video in cui sono parecchio giù, e la prima cosa che faccio è quella di accendere la videocamera e cominciare a registrare a raffica, perché se c'è una cosa che mi fa stare bene, quello siete voi. Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video, perché ho già registrato dei video bomba che usciranno nei prossimi giorni e altrettanti ne registrerò. Perché sapete che il vostro vichingo non si ferma mai. Influenza, febbre, tosse, cadute, distruzioni totali, ma sono sempre qui, vivo e vegeto, a portare contenuti per voi. Ma sicuramente i più curiosi si staranno chiedendo: Vito, ma cosa ti è successo? Cosa hai fatto al collo? Hai litigato con un gatto? O forse ancora peggio, magari un leone? Nulla di tutto questo. Oggi vi racconterò quello che mi è successo, cercherò di essere breve e sintetico, anche se comunque questa cosa ve la voglio raccontare bene, anche perché non ne ho ancora parlato con nessuno. È talmente imbarazzante farlo che gli unici che potete capire in questo momento siete sicuramente voi. Sapete, se raccontassi una cosa del genere in giro, probabilmente riderebbero di me. Anche perché è stata una cosa talmente buffa, che poi allo stesso tempo è diventata drammatica, che fa ridere soltanto a pensarci. Anche se in questo momento avrei bisogno di una pacca sulla spalla, tipo a dire: ai! Dai Vito, non è successo niente! Cosa vuoi che sia? Due graffi! Cari vichinghi, come ben sapete, una delle mie più grandi passioni qual è? Io sto zitto, vediamo se qualcuno di voi indovina, ragazzi, è semplice. Qui sotto nei commenti. E conto fino a 10. 1, 2, 3, ovviamente chi indovina vincerà un cuoricino. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Avete indovinato o state barando? Perché se state barando non vale, eh? Ebbene sì, una delle mie più grandi passioni è la natura. Io amo la natura, amo questi luoghi inesplorati o comunque esplorati ma allo stesso tempo bellissimi perché incontaminati. E mentre mi trovavo a fare una delle cose più belle del mondo per me, stavo all'interno degli alberi quando tutto ad un tratto una radice maledetta sporgente di un albero. Avete presente quelle radici degli alberi giganti che ci sono nel bosco? Ecco, sì, una di quelle per l'esattezza. Stavo camminando, sono inciampato su una di queste radici e praticamente sono andato a finire così dritto dentro un albero e mi sono scorticato tutto di rami. La cosa incredibile è che mi ha acciuffato praticamente tutto il collo. Qui dovrei averci qualche graffietto, nulla di che. Il danno peggiore ce l'ho avuto qui, perché ho preso pure una bella botta che probabilmente mi ha anche spezzato alcuni capillari della pelle. In quel momento volevo urlare internamente, ma come ben sapete sono un vichingo e devo sempre cercare di contenermi. Faceva molto male, anche perché come ben sapete questi taglietti poi vanno disinfettati, quindi avendo messo un po' di acqua ossigenata dopo, bruciava in maniera veramente potente. Ovviamente ho disinfettato il tutto, qui ho passato un po' di crema per cercare di far riassorbire un po' la situazione, ma tutto sommato sto bene e la cosa bella, tra virgolette, è che poteva andare anche peggio, quindi immaginate se ora questa macchia qui, questi tagli, ce li avessi qui in fascia anziché sul collo, bene o male, mettendo una bella maglietta riesco a coprire un po' la situazione, ma pensate un livido del genere, un taglio di questo direttamente in faccia. Potevo benissimo sembrare un criminale, ma allo stesso tempo, ragazzi, anche no. Preferisco mantenere il mio bel faccino pulito, bello, soprattutto bello, perché io sono affascinante così. Con quel livido probabilmente lo sarei stato un po' meno.
Quindi diciamo che nella sfortuna sono stato fortunato a prendere un punto meno visibile. Ovviamente, cari vichinghi, sono cose che possono succedere. Quante volte nella vita vi sarà capitato di cadere, farvi del male, tipo quando ero piccolo mi scorticavo sempre le ginocchia, e sono sicuro che sarà successo almeno ad ognuno di voi di cadere e farsi male. Anzi, se magari volete raccontarmi la vostra esperienza, scrivetemi su Instagram, venite in direct e mi venite a raccontare un po' cosa vi è accaduto, se avete avuto qualche piccolo trauma, un po' come me. Io, ahimè, sono abituato a questi tagli. Vi ricordo che fino a 2 anni fa, per fare una corsetta nel bosco, mi sono disintegrato la schiena. Avevo anche postato una foto non adatta ai deboli di cuore su Instagram tempo fa, ora ragazzi non la posterò perché il video potrebbe diventare macabro, ma avevo un sacco di sangue sulla schiena, quindi meglio evitarvi questo bellissimo spettacolo. Perché sto facendo questo video? Beh, non lo so nemmeno io, so soltanto che volevo parlarne con qualcuno perché ogni tanto ragazzi sfogarsi fa bene. E voi, come ben sapete, siete ormai i miei amici, siete la mia famiglia, vi voglio un mondo di bene, di voi mi fido più di qualunque altra persona a questo mondo. E quindi, cari vichinghi, perché non raccontarvi queste cose? Se avete dei consigli, suggerimenti, qualcosa per far guarire questo dolore che c'ho qui il prima possibile, ovviamente ragazzi, come ben sapete, sono sempre ben accetti. Ovviamente, cari vichinghi, vi aggiorno anche su un paio di cosine bellissime. Se mi seguite su Instagram, se non lo fate, mi raccomando, fatelo, perché lì posto un sacco di spoiler sulla mia vita. Il mio cuginetto Manu, ebbene sì ragazzi, ha fatto la prima comunione, abbiamo già festeggiato, ho anche fatto qualche ripresa. E vorrei anche montarci su un video, quindi se vi piacerebbe vedere questo vlog, questo video in cui facciamo l'anteprima della comunione di Manu, mi raccomando lasciate un pollice in su e vediamo se nei prossimi giorni riesco a mettere mani al computer e a sistemare questo video. Sto lavorando anche ad un altro video super bello in cui vi farò vedere una cosa che ho comprato qualche anno fa, quindi pensate da quanto tempo prende polvere questa cosa, ma credetemi se vi dico che è una delle cose più belle che vedrete qui su YouTube in generale nella vita, ragazzi. Ho comprato una cosa che in Italia esiste veramente in pochissime cose. Che significa in pochissime cose? Volevo dire in pochissimi numeri. Sono pezzi limitatissimi e la porterò qui su questo canale, che mi permetterà di spiccare il volo. Sì, probabilmente ho anche detto troppo. Adesso devo stare zitto perché altrimenti che sorpresa è? Adesso mi sorseggio questa tisana direttamente in vostra compagnia e se voi volete raccontarmi qualcosa, ragazzi, ovviamente sono qui tutto orecchie. Io bevo nel frattempo, Zenzero e limone. Come pizzica. Per concludere, sappiate che tornerò anche nel bosco, anche perché ragazzi nulla mi può ostacolare da questa cosa. Io e il bosco siamo una cosa sola e non sarà mica questo piccolo incidente a tenermi lontano da una delle cose che più amo. Altrimenti che vichingo sarei? Devo soltanto prendermi qualche giorno per guarire. Guarire da questa influenza, da questo raffreddore, ragazzi, perché credetemi, sto veramente male, non riesco a respirare bene. Devo anche guarire da questi tagli, da questi piccoli lividi che ho qui. Però per il resto, ragazzi, va tutto bene. Diciamo che cerco di vedere il buono in ogni caduta. Anche i rami che sembrano più solidi, molte volte ti fanno questi scherzetti. Ma vedi un po'. E io che vi ho sempre curato, maledetti rami, e oggi vi siete rivoltati contro di me. Questa è la vita. Starei qui ore ed ore a parlare con voi, ragazzi, anche perché mi fa sempre un sacco di piacere. Un'altra cosa che volevo dirvi, visto che questo video ormai lo prendiamo per un video aggiornamenti, è che nei prossimi giorni vorrei fare qualche live su TikTok. Mi piacerebbe divertirmi un po', lì sapete, faccio le live, funzionano. Siete sempre in tantissimi a scrivere anche nell'altro social, quindi ragazzi, se volete seguitemi anche su TikTok, così facciamo delle live e possiamo interagire dal vivo. Cioè, sapete che è bello che voi magari vi potete connettere, farmi delle domande, io rispondo live. È una cosa bella questa. A voi sicuramente sta finendo la scuola, manca soltanto l'ultimo mese, quasi, quindi mi raccomando, stringete i denti che vi aspetto per l'estate, vi voglio belli carichi e soprattutto preparatevi perché arriveranno un sacco di video estivi, perché il vostro vichingo non si ferma mai, che sia mare, montagna, neve, io sarò sempre qui a divertirvi. Il vostro vichingo sempre a rapporto per tutti i miei piccoli vichinghi. Spero di non avervi annoiato, ma soprattutto spero di ricevere il vostro supporto. Magari mandatemi un bacino virtuale, fate tipo, che
magari guarisco pure prima. Per questo video di oggi è tutto, si è spento pure lo schermo, il monitor. Noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Wow!